Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui con un video che aspettavo da un sacco di tempo di fare, perché vi ho mostrato tanti ciottoli, vi ho mostrato che ci sono delle cose da fare, ma oggi vi faccio vedere la meraviglia. Tutte queste cose segrete, tutte queste cose che dicevamo si stanno per svelare. È vero? È vero? Vero, vero? Adesso vi faccio vedere che cosa sta succedendo. Anche se penso che non sarà questo il video definitivo, eh? Penso che ancora un altro. Thor, ti stai mangiando le... Thor si stava mangiando le mie piante. Non sono proprio col pollice verde. Ciao Ash. Ciao Caio. Qualcuno è già all'opera. Ci Wow. abbiamo poco tempo. Eh sì. Allora, lì avevamo una buca e l'hanno appena coperta con quello che vedete. So che è molto antiestetico questa cosa nera che abbiamo, io la volevo bianca. Però vi dico la verità, quando noi siamo arrivati in questa casa qualche mese fa, io ero incinta di lei e poi appunto lei è nata, mille cose da fare, in più era inverno, quindi adesso piano pianino andremo a sistemare anche questo col tempo, tempo al tempo, perché ci vogliono tanti soldini per fare queste cose e ci vuole tanto tempo per farle, quindi mano a mano come vedete stiamo sistemando tutto, però ci serve un po' di tempo, quindi intanto guardate che meraviglia che stiamo per realizzare. Sono molto emozionata, mamma mia. Anche lei è molto emozionata, è vero, è vero. Però prima di continuare, qua c'è un problema. Abbiamo un problema. Io sono raffreddata e lei è una neonata. Quindi, copertina alla neonata. Non ho una sciarpa a portata di mano e ho lei messa per così, quindi cercarla sarebbe impossibile. Quindi userò una maglietta per coprirmi il collo. Siamo pronte ad affrontare il freschetto serale. Che ne pensi di come sono messa? Non avevo una sciarpa. Nice. Oh, come giocano loro, che belli. No, vabbè, ma Tore è un bambino. Sta utilizzando quello che non posso dire cos'è, ma tanto lo avete capito, per fare quello che state vedendo. Non posso dire il nome, sennò fate uno più uno. Vabbè, che si vede. Ma dato che io so che a voi piacciono le nostre sorprese e a me Grazie piace per farvi questo. sorprese, non vi dirò fino alla fine, anche se è ovvio quello che stiamo facendo, non ve lo dirò fino alla fine. Grazie, grazie. Mi devo stare zitta? Parlo troppo? Hai ragione, parlo troppo. No, guardalo, mo! È proprio un bambino. Tutti quanti siete agricoltori. Sì. Sai chi fa così in campagna? Il cavallo. Sì. No, questo qua controllo. Guarda come giocano! Lo faccio seriamente. Che carini! Minimo. Ma guardalo! Guardalo! Thor! Carino! No, se l'è messo nel nasino, stai attento, amore! Che carino! È proprio un bambino! È ferro questo, Thor, non può essere ferro. È un bimbo! È un bimbo! Asce invece c'ha paura. Guarda pure Asce. Guarda. Thor, c'è il musetto sporco. Vabbè, tanto è tutto nero. Mo fa cadere la bici di Lara, guardala. Guardalo. Due gemellini, tra poco non lo sarete più. Appena Thor cresce. Sta arrivando Lara che stava dalla vicina. Ormai scende anche da sola, ormai grande. Wei! Sto qua! Ciao, Ge! Ciao! Patatola! Ciao, patatucciola! Ti sei divertita dalla tua amica? Sì. Bene, vieni. Ha visto Mario, lo sta Caio, guardando. Caio, vieni. Sì. Ti piace là? Ma mo non rimane così, eh? No, se lo so, devi mettere esatto. Esatto.
questo è tappeto o non tappeto? No, tessuto o non tessuto, tappeto o non tappeto, com'era? Ah, tessuto o non tessuto. E serve a? A fare finta di avere i tessuti quando non ce l'hai. Zoe, guarda chi è tornata, guarda chi c'è. Ma che? È Lara, è tornata la Lara tua. La Lara, ma guarda, somiglia a uno scivolo. No, è una tegola. No, è una tegola. Che devono fare? Ci mettono sopra i 18 lini, amore. I 18 lini? Sì. I sassi? Sì. È arrivato il buio, quindi non si può più continuare, ma è ora di cena e io ho preparato il brodino. Oh, sto male, vorrei fare le cene super fancy, però sto male con il brodino. E buongiorno! Molte persone hanno detto: ah, allora con i ciottoli stai semplicemente mettendo a terra, non stai facendo niente di che, stai creando hype per niente. Ma secondo te creo hype per niente conoscendomi, conoscendoci, sapendo quanto siamo pazzi? No. Fidati. 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 No, non c'è uno. Fidati. Zoe, diglielo. Diglielo, diglielo, Zoe. Fidatevi. Amore, diglielo, fidatevi. Fa dormire. Seriamente, cioè, ci conoscete, sapete che tipo di persone siamo, ma secondo voi, e poi secondo voi no, ma il legno? Sei pronta per andare a scuola? Sì. Oddio, perché mi sono tolta gli occhiali, ma non riesco a capire quella lacrima giusta. Sì. Ho lavato casa e mi sto un attimo facendo un attimo di skincare fatta male, perché avrei bisogno di uno scrub, però non ho il tempo di farlo. Io entro questo fine settimana, anzi proprio tra domani e dopodomani, mi devo fare uno scrub. Dai, ci facciamo un'altra delle nostre serate. Sì, non ho bisogno proprio perché ho la pelle che urla. Questa cosa che io metto sugli occhi è fantastica come prodotto, però ha un difetto enorme: esce troppo prodotto e quando va a finire negli occhi brucia. Devi stare attentissima perché se te lo metti troppo vicino agli occhi poi fa male. E dato che è un prodotto che va nel contorno occhi, mi aspettavo qualcosina insomma di più. Ho sicuramente ancora le occhiaie, sì, ok, però senza skincare so da fa. Non ti prende tutte le coccole. Ciao! Ciao mamma. Quando vuole lei sa fare. Batti, batti le manine. Batti 5 e ciao ciao. Fa così. Batti 5. Però lo deve volere lei, se no non lo fa. Dai, per esempio adesso dai, vuole il cane. Sei sopra, batti su 5, dai. No, non vuole, vuole il cane. Lo sta guardando, cioè non guarda altro che Ash. Vai. Vai. E rigirati. Vai, rigira, l'hai fatto. Vai. Ma guarda che intelligente, si tiene lì. Brava. No, vabbè, grande. Brava. Dov'è? E ride. Vieni. E vieni. Cara. Vieni. Vieni? Sta andando, no? Sì, sì, piano piano. Eccolo, eccolo. Allora, vuole prendere la coda di Ash. E dopo questa falsa skincare, gli ho dato la frutta e ora ci stiamo guardando un attimo i cartoni giocando sul letto. Questo è perché in realtà io ho un raffreddore pazzesco perché ho preso la pioggia e quindi sto cercando di mantenere più energie possibili perché tra un pochino arriva il papà di Ale che ci aiuta a finire il progetto di fuori. Quindi io sto cercando in tutti i modi di recuperare energie, però penso che si veda dal mio naso quanto cavolo sono raffreddata. Brava, batti i mani. Zoe, evviva. Evviva. Che bello.